Niente salvataggio, ha detto, perché l'assistenzialismo non aiuta a crescere, ha detto. Ma con Roma i patti erano chiari in amicizia lunga. L'Italia diventava uno Stato federale, serio, responsabile, ognuno si pagava i suoi debiti e per il passato lo Stato avrebbe dato una mano a Roma. Risultato, il federalismo è rimasto chiuso in un cassetto, mentre Roma A continua a fare debiti, B vuole ospitare le Olimpiadi, fa feste su feste, oltretutto si porta a casa mezzo miliardo all'anno, quindi c'è qualcosa che non torna. O tutti pagano o nessuno paga, e quindi non esiste che mentre i comuni alluvionati della Lombardia aspettano i quattrini, a Roma va mezzo miliardo a sbafo ogni anno. Il Partito Democratico è molto generoso quando si tratta di portare i soldi al suo sindaco di Roma ed è molto pignolo quando si tratta dei soldi dei lombardi. Ne tengano conto i lombardi che fanno la coda in autostrada, in tangenziale, che non trovano parcheggio, che chiudono le aziende, che secondo il Partito Democratico i soldi per la Lombardia sono troppi e i soldi per Roma non bastano mai. Renzi è un chiacchierone, spero che venga a Milano il meno possibile perché è andato a Treviso e ha incontrato tutti tranne gli operai. Quindi prima di venire a Milano si riempie le tasche di quattrini e non di promesse, altrimenti le arance se le prende in faccia anche a Milano. Ecco, a proposito di Treviso, la Lega è reduce da 2 giorni a sostegno del referendum per l'indipendenza del Veneto, com'è andata? La risposta al Salva Roma dei territori è o le dimissioni dei sindaci, che già si stanno arrabbiando, non solo quelli della Lega, oppure la richiesta di autonomia per quanto riguarda la Lombardia o di indipendenza per quanto riguarda il Veneto. Quindi più Roma porta soldi a Roma, non penso che un Oscar nasconda i disastri della capitale, l'Oscar è il benvenuto, però i debiti rimangono e qualcuno li deve pagare, quindi la risposta del Veneto è una risposta entusiasmante che come Lega sosterremo giorno per giorno. La nostra richiesta, anzi 5 anni sono pochi per quanto mi riguarda. Noi vorremmo e vorremmo portare il criterio dei 15 anni per tutti i contributi pubblici, case popolari, bonus affitto, bonus bebè, fondi Nasco. Noi stiamo aiutando la crescita di nuovi centri aiuto alla vita, l'ultimo è quello dell'ospedale Buzzi che in un anno ha fatto nascere alcune decine di bambini che non sarebbero nati, quindi li aiutiamo tutti a prescindere dai colori e dalla nazionalità. Detto questo, in un momento di crisi il ragionamento che facciamo è che prima chi abita qua e paga le tasse qua da più tempo. Quindi mi stupisco dello stupore, nel senso che no, io avrei chiesto 10-15 anni, anche per le case popolari. 5 anni è proprio un atto di generosità. Invece questi primi passi del governo, insomma la TASI, la benzina che è aumentata. Eccellenti, siamo soddisfattissimi. Va bene l'aumento della benzina, della TASI, della TARES, dell'IMU, dell'ICI, dei BOT. È un governo di... non sanno dove andare a sbattere la testa. E quindi... Abbiamo le nostre controproposte, in settimana faremo alcune nostre controproposte un pochino più intelligenti rispetto a quelle che stanno partorendo loro.